La peculiarità di questa serata è che abbiamo presentato il libro che racconta questa storia, che non è stato scritto da uno storico di professione, ma da un imprenditore che è Filippo Berto, che a un certo punto, essendo figlio di Meda, ha deciso, come dire, di farsi carico di questa bellissima storia del luogo in cui è cresciuto e in cui da ragazzino ha iniziato a respirare il design. Se l'è caricata sulle sue spalle e ha deciso di restituirla al pubblico, raccontando la bellezza e l'importanza di Meda nel mondo del design in Italia e quindi in un contesto internazionale. È una bella storia perché si intrecciano tantissime delle parole chiavi che oggi fanno il nostro lavoro, il lavoro come il mio di comunicare il design, il lavoro di Filippo che è di venderlo il design. E quindi parole come community. Abbiamo parlato di questo libro davanti alla community di Berto, che è fatta di clienti ma di operatori del design in senso lato. Abbiamo parlato di che cosa vuol dire comunicare il valore di un'azienda e abbiamo parlato anche di quelle arrabbiature, anzi mi trincero citando Filippo, di incazzature, perché la parola che Filippo utilizza nel libro e anche quando il suo bellissimo libro lo racconta in giro per l'Italia. Perché il design è bello, però ogni tanto, e non tanto per colpa del design, ci fa pure incazzare, questo lo possiamo dire.